Ore 3:27 del mattino o della notte, vedete voi, mi trovo all'interno dell'aeroporto di Roma Fiumicino, direzione check-in. Sarà un lunghissimo viaggio. Dalla mia faccia si può capire che non sono assolutamente una persona mattiniera. Abbiamo litigato 8 volte in 5 Ma tu ridi e scherzi alle 3:30 del minuti. È mattino, ma vietato come si ridere e fa? scherzare. Scalo ad Amsterdam, 2 orette, prendiamo il volo diretto, vedi com'è diretto per Orlando. C'è scritto di restare seduti, ma noi siamo dei craziness, dei fuorilegge. Fuorilegge. Qui abbiamo le cuffie, questo è un beauty, poi qua che ci sta la coperta. All'aeroporto di Orlando è vietato fare video, foto, stare col cellulare, è solo che io non lo sapevo, giustamente. E buongiorno a tutti. Ieri, dopo un viaggio totale di 24 ore, sono praticamente andata in coma. Adesso, dopo la colazione, stiamo andando al Mister Olimpia. Quindi non al Mister Olimpia, cioè andiamo all'Expo del Mister La Olimpia. finale è sabato sera, quindi qui c'è il pre-judging, il pre-gara e pure l'Expo che è tipo Rimini Wellness. Ah, ok. Vedi bene, fai vedere questo soggetto qua. No, Chi? da Chi? basso è così, vedi? È questo. È Chris Bumstead. Ok. Che è l'interrogazione. Interrogazione. Ragazzi, è bellissimo, bello, bello, tutti belli, sono tutti belli. Qua vendono tutto l'abbigliamento Olimpia. Adesso farò una strage. Allora, qui stanno facendo il pre-judging ed è uno step che avviene prima del Mister Olimpia, della gara principale, nel quale scelgono già più o meno i primi atleti. Io comunque mi trovo in una brutta situazione, devo dirtelo. Vorrei comprare tutto. Compriamo Voglio tutto! comprare tutto, tutto. Attrezzi! No, gli attrezzi, no, i vestiti! Fermo, fermo, dove vai? Vedetelo come parte quando vede gli attrezzi, non ce la fa più. Questo è il marchio degli integratori di Chris Bumstead. Che ti hanno dato a gratis? A me? E a me niente, scusa. Ma così poi, cioè. Qua danno le cose gratis. Ah. Ma basta che E andiamo a scroccare un po' di cose. chiedi. Io voglio le cose gratis. Cherry. Thank you. Vittoria. Questo è un energy drink BAM, di BAM, perché è BAM di Chris Bumstead. Proviamo. Quello mi ha detto che gusto vuoi? Ciliegia, arancia o quello verde? Io ho detto cherry. Sembra l'orzata. No, non mi piace, è bocciatissima, bocciatissima. Però pare brutto perché mi sta guardando, aspetta. Buona. Mamma che schifo. Mira chi sono? Lì ballano Macarena. Qui invece si uccidono. Qua stanno i lottatori sumo. No, non ci credo. Abbiamo fatto danni. Abbiamo fatto proprio un grande danno, però vabbè, ci sta. Raga, guardate quanta fila per fare la foto con Filippo. Vado, vai a fare anche.
Giancarlo ha appena detto che la fila non è grande, ma guardate qua. Cioè, è continua tutto là fuori, ovviamente. Guarda là. E avevi detto che la fila non era grande. No, la fila non era grande. No. Qual è la fine della fila? Qua. La sento? Te la senti? Allora, secondo me dobbiamo riprovare a venire domani, presto, qua, e vedere se c'è. Adesso andiamo a pranzo e poi torniamo qui perché 18:30 cosa c'è? C'è l'altro pre-judging delle altre categorie e degli open pure. Okay. Cioè c'è la finale di quelli di oggi più il pre-judging degli open. Ok. Ma che cos'è qua? Un parco giochi? Non lo so. È a tema pirati. Guarda qua, c'è la ruota. Bellissimo. Ed eccoci qui. Allora, io ho preso un burrito, Gianza ha preso un bel piatto. Un bellotto. Bellotto? Però è piccante. Ah! Guarda questa casa! È tutta sotto sopra. Direzione palestra. Leggermente a destra e prendi carrier drive. Se riusciamo ad arrivarci. Sani e salvi. Andiamo. Miglio, mantieni la destra e prosegui verso Carrier Drive. In cielo c'è una scritta. We there. Arnold Classic 2024 in Columbus. Ah, sì. Iron Religion Gym, quindi la religione di Arnold Palestra. Arnold. Ah, Iron. Ah, ok. Non lo so perché ho collegato Iron Arnold. Ma povero Arnold. Non ho avuto modo di fare nessuna ripresa perché in realtà siamo andati per registrare una puntata della sua. Ti è passato. No, mi è passato. È passato. Mi è passato. Vabbè, comunque non mi sono allenato. Raga, comunque Orlando è piena di semafori. Piena. Che palle. Che poi non si manco capisce niente. Stanno alti, stanno lontani. Pausa ciambella. Sono un po' scarse queste ciambelle. Che ne so? Non lo so, un po' particolare. Vediamo. Buona. Guarda là. Questi sono pazzi. Ma c'è la gente là sotto. Ora no, ora sta girando. O c'è? No, c'è la gente, ma questi sono pazzi. Ed eccoci qui. Stasera c'è anche la finale di alcune categorie, tra cui la categoria wellness, che è quella che mi piace e che mi interessa di più. Vabbè, anche la bikini, però la wellness di più. Volevo anche flexare un attimino con tutti il mio biglietto VIP. Però è silver, vola basso. Vabbè, però comunque c'è scritto VIP. Questa è quella che ha vinto l'anno scorso. Raga, finalmente le wellness, finalmente. Sì, eccola. Sì, è lei. Bellissima. Brava, brava Franzelle. Questa potrei essere io, però mangio come un maiale.
Manning and informs me this was a one-point decision. Per un punto, per un solo punto di differenza. Please stand. Award the Olympia gold medal, the first place check for $50,000. And the title of 2023 Wellness Olympia Champion to our winner. And three-time Olympia champion, Rachele Nero. E buongiorno, oggi è sabato. Grazie, loro non sapevano che era sabato. Ah no, perché visto YouTube, scusa. YouTube. Scusate. Stiamo andando, indovinate dove? C'era la pietra. Mamma mia, ho scelto il posto sbagliato per fare il video. Oggi ci sono le finali della categoria di Chris Bumstead e delle bikini più il men's physique. No, quindi, però no, questo allora, è il pre-judge, ma no, che ti allora, mo stiamo andando a vedere il pre-judging della categoria di Chris Bumstead e basta. Perché, bikini no, e men's physique. Ah, pure bikini, sì. C'è il pre-judging. E stasera c'è finale di ah, tutti okay. E tre. Ah, ok, stasera finale di tutti e tre. Questa è la fila per entrare al pre-judging. La signora si è spaventata. Fa tutto questo lato qua, poi gira tutto qua, fino in fondo. La corsa per i posti. Amo, procedi più a passo veloce però. Vedi a questo come corre, vedi. Corri pure tu. Vai. Ce l'abbiamo fatta, siamo dentro e siamo seduti. Entra Chris, io urlo. Ok. Qua volano barrette. Amo, mi devi fare una foto con Franzielle adesso. Ok? Ok, così? Caffè da Starbucks post pre-judging. Ci vediamo a pranzo. Là c'è un ristorante italiano che sicuramente proverò, state tranquilli e sereni. Da chi? Oddio, mi voleva investire. Noi comunque stiamo andando lì. Rodizio Grill è una Brazilian Steakhouse. Qui funziona così, c'è un grande buffet, tu ti fai il piatto con ciò che vuoi e poi la carne ti arriva al tavolo. Una classica churrascheria brasiliana praticamente. Fagiolada, carne, un po' di fritto, patatine, questo è pão de queijo, pane e formaggio, polenta fritta e pomodori. Buon. Organizzare mai il compleanno qua, Che ora è? È ora del caffè. No, è ora delle finali. Questo è un disperato tentativo di non addormentarmi. Ma entrambi sappiamo come andrà a finire. Andrà a finire che già dopo le 11 comincerai a fare così. Poi la cosa bella è che quando hai sonno, Gesù, ti si aumenta la fronte. Quindi fai una fronte tanta. Io? In che senso? Oddio, fa una foto. Boh. Fronte così. Ma vediti la tua fronte. Cheggiatore sombrero. A lui piace quel cappello. Però è figo. Grazie. Questa è la fila, cioè abbiamo camminato scarsi 100 metri. Non vedo neanche dove finisce. Jones va ad accertarsi che sia questa la fila giusta. Avevamo ragione, per i VIP c'era un'altra fila notevolmente più corta. Welcome to the final. Ci siamo seduti, solo che io sono abusiva. Cioè questo è il suo posto, questo non è il mio posto. Io tu stai nel posto legittimo, io
No, no, tu sei il 9. No, no. Ah, tu sei 8. Io sono abusivo, cioè ti ho ceduto il mio posto originale. No, vabbè, ma se viene qualcuno vado io più lontano, perché no, noi abbiamo un altro biglietto che si trova in un altro posto, che è laterale ed è un po' più lontano. Però assolutamente no, vado io in quello più lontano, ok? Comunque, questo è proprio un bel posto. Infatti siamo proprio vicini al palco. Confirmation round of scoring, please. Right now we're going to go down to the judges. $3,000. And the title of 2023, Bikini Olympia Champion, two-year winner, and new Olympia champion, Jennifer Dory. Gentlemen, please take the first place Olympia gold medal. The check for $400,000, the Sandow, and the title of 2023 Olympia champion, to our winner, and new Olympia champion! Olympia gold medal, the check for $50,000, and the title of 2023 Olympia champion, two-year winner, and five-time Olympia champion, Chris Kempstead. E siamo giunti alla conclusione di questo video. Che dire, è stata un'esperienza magnifica, indescrivibile, che porterò per sempre con me, e mi sento veramente grata e fortunata di aver vissuto questa fantastica esperienza. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete like, seguite il canale, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao!